Presidente Marsilio, la Regione sta lavorando da tempo perché l'Abruzzo diventi diciamo il centro, lo snodo logistico d'Italia. Lo siamo per posizione geografica, lo siamo anche per infrastrutture. Dobbiamo migliorare sul piano dei collegamenti, questo è l'impegno che con RFI stiamo portando avanti e che il governo domani si rifinanzia. I primi due lotti, il primo intervento di potenziamento e velocizzazione della Roma-Pescara, abbiamo affidato i lavori all'interporto di Manuppello per fare il secondo binario a 750 metri, abbiamo dato in concessione la piattaforma, il centro merci della Marsica che era realizzato e mai inaugurato, ormai lì fermo da decenni, stiamo lavorando nei porti grazie all'autorità di sistema portuale, al commissario della ZES per realizzare anche lì l'ultimo miglio ferroviario e stradale per creare le connessioni della logistica. Nell'area industriale della Val di Sangro la piattaforma logistica di Saletti è già una realtà, 10.000 metri quadrati attrezzati e stanno completandosi ulteriori lavori di potenziamento. Nell'accordo di coesione firmato con Giorgia Meloni ci sono i soldi per il raddoppio della linea da Fossa Cesia, dove si sta realizzando anche lì la banchina con il binario a 750 metri, e la stazione di Saletti per separare il traffico merci da quello passeggeri e quindi potenziare il trasporto ferroviario nel suo complesso. È un ricco programma di investimenti che stiamo portando avanti. Se riusciamo a realizzarlo e a completare su questa strada, l'Abruzzo diviene davvero il centro ideale per lo smistamento delle merci e per la logistica a servizio delle imprese e delle aziende e per la crescita economica del territorio.